Siamo qui a Casale di Principe con Nichi Vendola, una presenza importante che finalmente ha riempito una sala che da tanto tempo richiamava solo poche persone. Siamo qui tra i casalesi, è importante però dire che siamo tra i casalesi, i cittadini di Casale di Principe, la gente onesta che vuole la legalità, vuole un lavoro e vuole che non ci sia più collusione con la mafia. Chiediamo a lei ancora una volta l'invito a non considerare più il casalese come il camorrista, ma il casalese come un cittadino che vuole riappropriarsi della sua terra. Ma tutti gli stereotipi sono ingenerosi e sbagliati. Palermitani erano i principali protagonisti della mafia e palermitani erano Falcone e Borsellino. Non ci sono, non c'è un'indole criminale nel DNA di un popolo. I popoli sono soggiogati talvolta e vessati da gruppi di potere che magari in questo caso, usando l'intimidazione e la violenza, acquisiscono posizioni di ricchezza e di privilegio. Quindi io capisco che la parola casalese, quando coincide con la parola camorrista, mette tristezza, perché questa è un'ingiuria nei confronti della maggior parte dei casalesi, che sono persone per bene. Ma allora il problema è riuscire a fare in questa città una sperimentazione, non solo guadagnare il governo di una buona e pulita amministrazione, ma investire sull'immagine positiva di una città che reagisce, di una città che si vuole intestare l'esercizio di alcune virtù civiche. Io confido nelle maestre e nei maestri delle scuole elementari, confido nell'opera dei bambini, che sono, diciamo, i più importanti veicoli di maturazione civile. Confido nei ragazzi e nelle ragazze delle scuole, perché in fondo la camorra è questione di vuoto di libertà, la camorra è una condizione di umiliazione della dignità di ogni persona. Subirla è come subire un regime dittatoriale, no? Allora io penso che la politica dovrebbe agganciare le tante cose meravigliose che ci sono tra i giovani, che ci sono, che ne so, nel mondo degli oratori, nel mondo dell'associazionismo e nel mondo della scuola. Ecco, dovrebbe provare a mettere insieme le energie, ci sono energie, a volte è la politica che non si accorge. Quindi lei crede che ancora una volta la cultura è quello che può salvare i giovani, dare il loro contributo per un mondo migliore? Il mio slogan è il contrario di quello del ministro Tremonti, che diceva che con la cultura non si mangia. Io penso che solo con la cultura si può mangiare il cibo dei diritti, che poi porta anche il cibo della ricchezza, ma non solo la ricchezza dei soldi, la ricchezza della socialità, la ricchezza della qualità della vita. E la ringrazio. Grazie a voi.